Allora, La mia classe è un film, diciamo così, molto particolare e che ha avuto una genesi che racconta molto bene l'intenzione, lo spirito del film, che, così come poi è stato realizzato. Quindi raccontare la genesi del film in qualche modo significa raccontare la natura intima del film. Allora, il film non doveva essere questo. Il film doveva essere, diciamo, un film che rientrava nei parametri consueti dei film di finzione, con un aggancio evidente con il reale. Insomma, doveva essere il film in cui un noto attore italiano, Valerio Mastandrea, interpretava un professore di italiano che insegna una classe vera di studenti stranieri. E nonostante dovesse essere percepita l'autenticità di questa classe, e quindi sarebbe stato evidente che non si trattava di attori, professionisti, eccetera. Il film comunque doveva rientrare nel film di finzione completamente. E nel pensare questo film, nell'immaginare la sceneggiatura, noi da narratori ci eravamo ispirati alle situazioni reali degli studenti con cui stavamo lavorando. E quindi ce n'era uno di questi, in particolare Issa della Costa d'Avorio, che aveva realmente paura di perdere il suo permesso di soggiorno per motivi umanitari e aveva il timore di essere rispedito in patria. E lui a questa prospettiva rispondeva: piuttosto che tornare a casa, mi faccio morto da solo. Allora, questa sua reale condizione ci aveva ispirato a noi, narratori, una drammaturgia di questo tipo. Cioè, ci eravamo immaginati che a un certo punto, nella finzione, a questo ragazzo il permesso di soggiorno venisse revocato e il tentativo del professore di italiano di dargli una mano, che non andava a buon fine, e questo ragazzo veniva in un controllo casuale di polizia, veniva preso e mandato al CIE. E poi, insomma, questo ragazzo, ahimè, avrebbe fatto quello che aveva intenzione di fare. Questo era il film, la ricaduta di questo episodio tragico nella vita del professore, nella vita della classe. Questo era il film. Ecco perché il film perché la mia classe non è questo, almeno non è solo questo, perché in parte questo viene anche raccontato. Perché ci siamo trovati di fronte a un grande e complesso dilemma, nel senso che 2 settimane prima dell'inizio delle riprese, a Issa il permesso di soggiorno nella realtà gli è stato revocato sul serio. E quindi quello che noi, come dire, dentro il rassicurante perimetro della narrazione avevamo immaginato, stava accadendo sul serio. E quindi ci siamo trovati a vivere questo cortocircuito che ci ha messo molto a disagio, perché stavamo per fare il nostro, mi viene da dire adesso, il nostro filmetto edificante e ispirato alla realtà, così con nobili intenti, e poi la realtà ci stava dando un calcio sui denti. E che fare? Secondo il protocollo, diciamo così, avrei dovuto dire a Issa: guarda, Issa, mi dispiace, non hai più documenti, non puoi più lavorare al film, anche se il film si ispira alla tua storia, mi dispiace. Di fronte a questa prospettiva, io ero pronto anche a non fare più il film, perché mi sembrava allucinante. E allora, che non stavamo facendo un film su dei pirati e ci servivano delle comparse esotiche, ecco, diciamo così. Stavo facendo un film su queste cose qua.
E il sistema che stavamo, come dire, che tentavamo di mettere in discussione ci stava costringendo a fare delle scelte per noi inaccettabili. E allora abbiamo pensato, io e Valerio, anzi, è stata una provocazione di Valerio, che poi dopo io all'inizio ho rifiutato, ma che poi invece ho completamente accettato, e anzi mi sono spinto addirittura oltre. Abbiamo deciso di fare il film in modo un po' folle. Abbiamo detto: allora facciamo finta che quello che è successo nella realtà 2 settimane prima delle riprese accada durante le riprese del film, e quindi facciamo vedere sia Valerio, che interpreta il professore, diciamo la parte da fiction del film, facciamo anche vedere la troupe che costruisce il film, ma senza che questo sia un backstage, no? E quindi abbiamo deciso di mettere in scena il fatto che Issa venisse sbattuto fuori dal set perché non poteva più stare in quella classe. E quindi abbiamo scelto di comportarci in modo opposto a quello in cui ci stavamo comportando nella realtà. Abbiamo messo in scena questo cortocircuito che ci metteva a disagio. E allora ho detto: beh, raccontiamo questo disagio. Questa cosa ha spinto il film verso uno spazio cinematografico, linguistico e anche tematico, molto, come dire, complesso, intrigante e anche molto difficile, anche molto rischioso, perché se il film non avesse mantenuto quell'autenticità, il film sarebbe fallito completamente, cioè nel senso che, per dire, la scena della discussione in cui Issa vuole, rientra in classe, interrompe la lezione dei diritti e dei doveri e vuole continuare a fare il film. Se quella scena fosse venuta male, il film era completamente da buttare nel cestino. Come ho fatto a realizzare il film cercando di mantenere l'autenticità di questa attitudine, no? Io ai ragazzi e agli studenti non ho raccontato la nuova versione del film. Ho raccontato che avremmo girato anche le parti in cui, appunto, il fuoricampo, no? Diciamo così. E loro giustamente mi dicevano: ma perché, Daniele, vuoi fare questo? Io dicevo: non vi preoccupate, se tutto va bene lo capirete strada facendo. E io gli spiegavo le cose che volevo che accadessero poco prima di girare. Quindi io, alla scena della discussione, loro non erano preparati. Io ho interrotto la lezione. E ho detto: Issa oggi non c'è, non perché è in ritardo, ma perché nel film che stiamo girando noi l'abbiamo mandato via. Adesso lui rientrerà in classe e vorrà continuare a fare il film. E io lo sbatto fuori di nuovo, perché lui non può stare qua. Ora, è chiaro che nessuno sta sbattendo fuori nessuno. Ma voi cosa mi direste se io lo facessi sul serio? E quella discussione è un po', diciamo, il paradigma del film, nel senso che tutti sapevamo che quella situazione non era vera, ma in quello spazio, che non era solo lo spazio del set, lo spazio della finzione, era diventato uno spazio, veramente un'allegoria del nostro status quo, se vuoi anche un'allegoria della nostra sedicente democrazia. E in quel momento quella cosa lì stava accadendo sul serio. E quindi abbiamo litigato sul serio su una cosa che non stava accadendo. Ci siamo spinti veramente in un sentiero molto impervio, però era l'unico modo per me per fare questo film, per cui valesse la pena fare questo film. Non mi andava più di fare appunto il film di prima, non aveva più senso per me.
Per fare il film così abbiamo fatto anche delle capriole, anche burocratiche, formali. Grazie al fatto che Issa doveva lavorare al film, siamo riusciti in qualche modo a sospendere la sua revoca del permesso di soggiorno. Però, insomma, era una situazione veramente molto complicata. Eravamo un po' veramente borderline da un punto di vista della legalità, no? Però, diciamo che abbiamo scelto tra la legalità e la legittimità, abbiamo scelto la legittimità, come secondo me è giusto fare, quando la legalità è sbagliata. E comunque c'è questa idea molto pericolosa di pensare che la legalità sia sinonimo di giustizia, e questa roba qua, la storia ci dice che non è questo, non è una equiparazione che può farci dormire sonni tranquilli, assolutamente. E la legalità è il risultato dei rapporti di forza all'interno della società, e quindi spesso con la giustizia non ha niente a che fare. Quindi, insomma, il film parla di che, certo che parla del tema dell'immigrazione, eccetera, eccetera, però se devo usare questa dicotomia che siamo costretti a usare tra il noi e il loro, che non mi piace, è un film su di noi, non è un film su di loro, è un film su che cosa siamo diventati e sui rischi che stiamo correndo, anzi, che secondo me non stiamo neanche correndo più, che in cui ci siamo proprio immersi completamente. Perché il tema dell'immigrazione, come altri temi, ma soprattutto il tema dell'immigrazione, fa saltare completamente il banco della narrazione che la nostra parte di mondo ha fatto di sé per tantissimi anni. Che senso ha parlare di democrazia se poi le democrazie occidentali pagano la polizia croata o la polizia greca o quella turca per di fatto torturare la gente che ha tutto il diritto, da un punto di vista proprio della giurisprudenza anche della democrazia europea, di entrare nel paese e chiedere asilo, perché questo di fatto succede. Quindi la nostra democrazia assomiglia sempre di più a quei paraventi che mettevano in Russia quando passava, mi pare, la zarina Caterina, no? E doveva andare in viaggio e dovevano coprire, come dire, tutta la povertà dei villaggi miseri della Russia dell'Ottocento. E quindi lei passava con la carrozza e vedeva dei fondali in lontananza dove, insomma, apparentemente sembrava tutto a posto. Ecco, noi è una metafora un po' forte, me ne rendo conto, ma secondo me stiamo sempre di più andando verso quella direzione. E il film, diciamo che cerca di proprio parlare di questa menzogna, della menzogna del fatto che, appunto, come dice questo ragazzo durante la discussione, ma perché nel film il professore è buono e con l'altro ragazzo che ha perso il permesso di soggiorno gli dice: "Ah, non ti preoccupare, continua a venire a scuola", e invece qua vi comportate così, perché nella realtà non fate la stessa cosa? E appunto, il film è proprio, diciamo che cerca di mettere veramente il dito in questa piaga, cioè la distanza drammatica che c'è tra la narrazione che le nostre società fanno di se stesse e la realtà, il reale. Poi questo è un reale molto complesso, molto sfaccettato per fortuna, dove c'è anche un sacco di gente che fa delle cose pazzesche, meravigliose, però sempre di più al limite, sempre di più che sono persone che sono sempre più soggette a una giurisprudenza sempre più orientata verso la repressione brutale. E quindi ecco, diciamo che il film è un film sul cinema, sulle responsabilità che si deve prendere una persona quando decide di raccontare una storia, soprattutto se questa storia è come dire, si basa sulla pelle, sul sangue, sul corpo della gente, sulla carne viva della gente. Ed è anche un'allegoria sullo stato delle cose, ecco.
e ovviamente anche un film su questo confine, no? Che tra essere italiani e non esserlo, tra essere delle persone, essere dei cittadini, tra essere un documentario, essere un film, tra essere fuori da questo spazio sociale democratico e non esserlo. È un film che parla di frontiera e di confini, sicuramente. E questo film è assolutamente, come dire, intrecciato con i fatti che lo hanno generato. State per vedere La mia classe. La mia classe è un film, nello stesso tempo molto semplice, nel senso che è molto diretto. Penso che non avrete nessun problema a entrare in relazione col film, ma nello stesso tempo è anche un film molto complesso, perché si interroga su che cosa vuol dire raccontare, su che responsabilità siamo disposti a prendere quando decidiamo di raccontare una storia. Preferisco non aggiungere altro e capirete perché. È un film con cui dovete fare un po' a pugni. È un film che vi prende anche a pugni, quindi insomma, forse dovete fare un po' a pugni perché dovete cercare di parare i colpi e di difendervi. Però, ecco, credo che sia un film che difficilmente, al di là di mi piace o meno, e difficilmente vi lascerà, come dire, indifferenti. Buona visione.